Il Movimento 5 Stelle continuerà a vigilare affinché la nostra regione possa diventare una vera e propria oasi verde e non un paradiso della monnezza per imprenditori senza etica e senza scrupoli e quanto affermano i consiglieri regionali Gianni Leggeri e Giovanni Perrino commentando l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti e la presentazione di un maxi disegno di legge di oltre 70 articoli sullo stesso argomento in discussione nella prossima seduta della terza commissione un documento che contiene aspetti delicatissimi, a parere dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, che evidenziano di essere riusciti a far approvare tre emendamenti collegati al piano di gestione dei rifiuti, con i quali si è deciso tra l'altro il ricorso ad impianti assimilabili alle cosiddette fabbriche dei materiali, una previsione di residuale utilizzo e produzione di combustibile solido secondario, cioè rifiuti indifferenziati, e vengono fissati alcuni. Paletti riguardanti i criteri di localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti da escludente nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.